È il santo che cura e fascia le ferite del corpo e dell'anima. Con la misericordia nel cuore, San Pio da Pietrelcina ha sempre orientato i suoi passi verso le ansie delle famiglie, degli uomini, in modo particolare dei malati e dei sofferenti. Quando le sue spoglie sono giunte nella Basilica Vaticana per essere esposte dal 5 all'11 febbraio, insieme con quelle di San Leopoldo Mandic, pellegrini provenienti da tutto il mondo si sono raccolti intorno a quell'urna trasparente, in cui il corpo di Padre Pio, esempio di sconfinato amore per il prossimo, ha ricordato ai fedeli quanto siano preziosi i doni della carità e del perdono, divenendo così da subito uno dei simboli forti dell'anno giubilare. È trascorso un mese dal ritorno delle reliquie di Padre Pio al santuario foggiano, un bagno di folla ne ha seguito il peregrinare. Di questa enorme devozione popolare, espressione di un dialogo mai interrotto tra i fedeli e il frate di Pietrelcina, parliamo con Stefano Campanella, direttore di Teleradio Padre Pio. Il Papa lo ha voluto durante il Mercoledì delle Ceneri, in particolare durante quella celebrazione nella quale ha dato un mandato a oltre 1000 missionari della misericordia, ponendo Padre Pio come modello insieme a San Leopoldo Mandic per questi missionari. Attraverso la sua presenza, attraverso quel corpo, non dimentichiamo che la religione cristiana è una religione del corpo che nasce dall'incarnazione di Cristo, attraverso quel corpo lui è stato in grado di comunicare in maniera non verbale, ma di comunicare quello che quel corpo ha compiuto durante la sua esistenza terrena e quello che ciascun corpo, quello nostro, che è un corpo come il suo, può compiere se solo sappiamo, come ha fatto lui, fidarci di Dio. La santità di Padre Pio si è sempre tradotta in gesti concreti, come la costruzione dell'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza. Qui, prima di essere rialloggiato nella cripta, il corpo del santo ha sostato dal 14 al 16 febbraio. L'ultima volta che Padre Pio entrò in questa struttura risale al 5 maggio 1966, in occasione del decennale dell'inaugurazione. Lui disse ai medici, perché subito dopo l'inaugurazione si svolse un congresso internazionale di cardiochirurgia, Padre Pio disse a quei medici: dovete portare al letto del paziente l'amore. Senza l'amore ogni medicina serve a poco. Con l'amore anche la medicina trova la via per curare meglio l'ammalato, ma soprattutto per trasformare quella sua sofferenza in un sollievo che possa consentire di riavvicinare, proprio attraverso la sofferenza, paradossalmente, l'uomo a Dio. Il fine ultimo della vita cristiana è la santità. L'esempio di Padre Pio continua così a indicarci la strada. Oltre ad essere espressione di quella capacità di unire che Padre Pio aveva quando era in vita e continua ad avere, evidentemente, come dimostrano le grandi folle che sono affluite dinanzi alla sua urna anche oggi, questa sua capacità di unire è in realtà un mezzo per portare gli uomini a Dio e quindi un mezzo anche per realizzare quella missione che non solo era di Padre Pio, ma è anche oggi dei suoi confratelli.